Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. 50esima missione di GTA 5. Qui siamo nel primo approccio del colpo al bureau dell'irruzione, perché poi ci sarà anche la versione dal tetto con l'elicottero che faremo esattamente la prossima missione, per poi ovviamente andare avanti con la storia. Prima di tutto un like al video, un'iscrizione al canale, un follow Twitch, Instagram, tutto quanto. Noi andiamo alla missione e se mi state chiedendo perché c'è una maglia della Roma lì dietro, perché stasera c'è Roma-Milan e ho già addobbato lo studio per la partita che è tra più o meno un'ora e mezzo, quindi non dovrò farlo a rotta di collo quando avrò finito di fare GTA. Domande che non c'entrano nulla. Andiamo a Los Santos. Ok, ci eravamo lasciati esattamente qui, sul fine della preparazione. E niente. La officina, chiamiamola così, perché dobbiamo chiamarla officina, di Lester, che ci sta aspettando. Ci sarà sicuramente anche Franklin. Ha liberato tutto quanto perché a quanto pare traslocherà. Meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. Life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then head in there and rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So, I'm guessing drapes and scented candle aren't gonna do the trick, huh? No. You'll have incendiaries and a remote device. Now, they need to be strategically placed so we can ensure that we still have access to the server and that the structure maintains its integrity. Da fuoco tutto! Trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Oh, come on. But, you know, Trevor has a point about you. You whine too much. È vero, è vero. Oh, don't even try. Lo diceva anche Franklin. Povero me, povero me, povero me. È vero, ha ragione. Comunque, non so, chi ha mai avuto il mezzo sogno di controllare Lester almeno una volta? A parte sarebbe un patimento che è tutto zoppo. Non so quanto sarebbe proprio utile usarlo. Va bene, niente dopo pompa? No, anche perché non c'è più, è stata portata via. Ian, what's the deal with the bureau leak, man? Is it happening? Deal is, I'm about to go in as a janitor. I need you to grab Daryl Johns and Hugh Welsh and wait on my word in the fire truck. All right, man, I'll round them up. Would have been kind of good to have some experience on board, but whatever, man. Call us when you're on your way out. Ci devo andare sopra, sì. Spostatevi di culo tutti, grazie. Bang. Vabbè. Entriamo, raggiungiamo i tornelli molto easy. Non equipaggiamo armi neanche per sbaglio. E non corriamo una volta che siamo dentro, mi raccomando. If you're new, just clear your pass with security and you can go up. Yeah, they keep changing the contractors. Yeah, because guys like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. All right, head up. Ecco perché era così lontana la visuale. Mi raccomando, qualsiasi cosa succede, non correte. Non correte, non fatelo. Ok, iniziamo il nostro primo giorno di lavoro come inserviente. Già il pass rubato un paio di missioni fa, forse anche 3-4. Oddio, i segnalini rossi sono le cose da pulire.
Spavento. No, Ezio, devi pulire dall'altra parte però. Ah, dirty. Dirty. Perché pulisce dall'altra? Bravo. Ok. Piazza la bomba nell'armadietto. Ah. Beh, però è efficace, eh. There you go. Ed è strano perché queste sono le bombe che di solito si usano anche per far esplodere i veicoli. Cioè, queste bombe sono capaci di far esplodere un palazzo intero, proprio mandarlo in super rovina. Interessante. Almeno tenendo premuto X va un pochino più veloce. E si deve girare di qua. Ok, a due mandate con una strizzata del cencio ci si possono fare. Quadra sempre dal dietro. Anche come sporca l'acqua, raga. Ok, ho capito, ho capito. Piazza una bomba in bagno. Non è qui. No, è qui. I bagni sono puliti? Oddio, insomma. In case you needed proof, coffee was a diuretic. Grazie, mi interessava saperlo. Passo prima io. Grazie. Asciugati le mani tu. Sta glitcha. Va bene. Beh, abbiamo finito. Devo fare il giro largo. Sì. Ah, cioè nel senso posso anche andare avanti tanto. Tranquillo, sono un inserviente. Sono un dipendente, quindi ho accesso a tutti i meandri di questo palazzo. E sinceramente ci ho messo anche di meno passando di qua. Però è molto intelligente un colpo così, They don't work so hard. We're all leaving in a minute. Vabbè, buono. Buono a sapersi. Correre, sì.
volta fuori. Hey, charge is set. I'm out of the building. Hey, dog, we right around the corner. Beh, perfetto, vicinissimo. Hey, look, everybody cool, right? Cause once we pick him up. Strano che non possano essere rintracciate queste telefonate. Bello, l'abilità di Franklin con l'autobomba è qualcosa proprio. È il sesso. Il parcheggio forse non fatto benissimo. Michael si cambia, credo adesso. All right, trigger the firebombs, Frank. I'll get my turnout gear on. Detonazione. Anche Frank aveva il numero. Ma le bombe erano due. Cos'è sta roba? And up she goes. Let's get there. So that's the hijacked emergency signal, right? Yep. We'll be the only idiots running into that burning mess. But don't worry. Pull it up there by the curb. In the building. Come on. Bello, con queste tute pesanti, ovviamente tutti equipaggiati di armi. Out the way. Grazie per averci aperto. Ma l'ascensore sì, in questi casi non so quanto sia efficace, ci porterà fino a un certo punto. Alright, Lester says these elevators should still be fine. Bene, sono stato smentito subito. Keep going! Almost at the top! Beh dai, l'ossigeno scende in maniera anche abbastanza lenta. Ebbene, siamo al top floor. Piano più alto. E dovremo usare dispositivi di hackeraggio adesso. The door's locked. Now, I need you to fit a bomb and open it up. Non vorrei. We live, Stan. Che adesso ci scoprano. Vai qua, easy easy. Perfetto. Senza che raggio. A posto. Oh cazzo. Beh, credo che nessuno vorrebbe morire lì. Sinceramente, penso che non ci tengano. Ok, beh, perché ultimo Franklin? Minchia, non me lo sarei mai aspettato. Vamos. Oddio. Eito. $19. Mi ha rubato i soldi. Mi ha rubato i soldi. Dove siete? On me.
minchia, io soffocherei. Oltre a morire di caldo. Bello, se ne sono andati tutti. Ma non c'è una torcia da poter usare qualcosa? Sì, in realtà ce l'ha in testa, ma... Oh! Perché? Ma io sono un povero pompiere umile che salva la patria, salva la città, salva il vostro edificio, il vostro posto di lavoro. E non vede un cazzo, perché soprattutto quello, non vede un cazzo. Devo andare avanti molto piano, perché potrebbero apparire davanti al nulla. E soprattutto non vedo nulla. Molto molto fumo. Magari ci fosse tanto fumo. Almost with you. Poi come fa a esserci la gente armata qua? Cioè, sarebbe un suicidio, perché anche non ci trovasse comunque morirebbe. Vabbè. La forza di Franklin. Dai. Beh, ci si cala con le corde, per forza. Esatto. Oh, cazzo. Quel meteorite lì. Più o meno. Che culo che non ci prendono. Dai, 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 che è completata, su. Adesso polizia, ambulanze. Pompieri no, perché siamo già noi, infatti ce ne andiamo. Dritti ragazzi al veicolo per la fuga. In effetti ragazzi, la macchina l'ho messa abbastanza lontana. Grande Adri. We need to get to the ride and torch this fire truck as soon as possible. I'm working on it. Yeah, cause if they connect the dots, man. Per fortuna però con l'abilità di Franklin riusciamo a fare le cose in un tempo abbastanza breve. Who else is gonna know? It ain't worth thinking about, dog. Trust me. I'm gonna get us there as fast as I can. All right, shit. As fast as I can. I just don't want to run into something. You don't want to run into Trevor, bro. That's who you don't want to run into. Haha, you're right. So, take us to our get out, avoiding the cops, the feds, and my dear friend Trevor Phillips. All right, man, I'll try. Okay. Why do we stash it so far out? Minchia, certo che potevo metterla molto più vicina rispetto a dove l'ho messa, eh. Ok. Chip. Bravo. Fuck out. Ok.
Ok, fammela spostare un attimo. E siccome voglio fare le cose a modo, via. Oh cazzo, ma questa è una specie di Groove Street. Ci stanno bombardando. Ma ci stanno seguendo. Che roba era? Ho detto che ho talmente toppato in maniera clamorosa il punto di consegna del veicolo di fuga, ragazzi. L'ho toppato alla grande. Visto, dovevo metterla nello stesso punto, nel solito, portavo a fortuna. Hugh's people will get his paycheck and the standard expenses. Yeah, man, unfortunately Hugh wasn't really cut out for his work, man. His mind was Why you say that? Man, he took... Ok, a casa di Lester allora, perché sapete che lui ha abbandonato la fabbrica tessile. Che cazzo appena ha visto? Intanto quell'altro si è proprio dato le gambe. Fantastico. Well, what? I never thought I'd see you clowns again. We did it! Fucking A right, we did it! Ow! How was it? For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility, it was surprisingly uplifting. Come here, give me some of that. Hey, ow, 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 ow. Oh, sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Ugh, whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Let's get drunk on the na-na-na-na-na-na-na. Let's keep dancing. See you in triple and conveniente con la canzone lì. Just the shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. I'm ill, okay? Give me a break! Cheers! Man, that's some foul-ass shit! All right, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. It's one way to look at it, eh? Right. Besides, I want to put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Go back to being bored and miserable and loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis. Sus. Vabbè, ragazzi, colpo completato, almeno nel primo approccio. Vi spoilero che in entrambi gli approcci Michael non guadagnerà niente, bensì guadagnerà Franklin. Comunque adesso dovrebbe esserci una chiamata, esatto. We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Meriwether repeatedly, it doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right. I'll come to the court center. Fuck. E ragazzi, grazie della visione. Like al video, iscrizione al canale, noi ci vediamo alla prossima missione, che dovrebbe essere appunto questa che ci è stata appena segnata con Devin Weston, col bureau. Dobbiamo andare a chiarire delle cose, infatti sarà la resa dei conti. Grazie a tutti, bacione e ci vediamo alla prossima.